Grazie Presidente, signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Premesso che la linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso è destinata a diventare una linea ad alta velocità a prevalenza merci collegata alla galleria svizzera del Gottardo, il cosiddetto progetto elvetico Alp Transit. Sulla linea sarà previsto a regime il transito di circa 220-250 convogli al giorno nell'arco delle 24 ore, tra l'altro su una linea già abbondantemente trafficata. Passeranno ovviamente dei convogli che saranno composti prevalentemente da container e porta semirimorchi lunghi fino a 800 metri, con un ingombro di 4 metri di altezza e un carico medio che supera le 2.000 tonnellate. Per l'adeguamento della linea inizialmente era stato previsto il quadruplicamento, poi i fondi che erano stati inizialmente messi anni fa sulla legge obiettivo non sono stati poi confermati e quindi si è provveduto ad adeguare la linea esistente, intervenendo soprattutto sul nodo di Monza, che è abbastanza cruciale dal punto di vista ferroviario, cercando di migliorare e di sostituire i binari, ovviamente per adeguarli con le nuove tecnologie. È stato abbassato il sedime ferroviario nella parte interna alla galleria, perché sennò altrimenti l'altezza dei convogli non sarebbe passata, e su una galleria, tra l'altro, che è una galleria urbana del 1847, è stata poi ampliata nel 63, lunga 450 metri. E questa galleria, ovviamente, sentendo un po' quelli che sono gli abitanti della zona, insomma, tutte le volte che passa un treno sotto ci sono delle vibrazioni notevoli, e soprattutto c'è anche una pericolosità, perché all'ingresso della galleria c'è una curva. E quindi, pensando a quelli che sono stati anche in passato, almeno stando a quanto ci dicono alcuni comitati, e la preoccupazione di alcuni comitati cittadini, insomma, non si vorrebbe mai che si arrivasse a situazioni di incidenti che possano poi provocare dei danni notevoli e possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini stessi. Visto che passa nel centro storico, la richiesta è quella di fare, cioè, se non ritiene opportuno lei, signor Ministro, di adoperarsi per fare in modo che insomma, la galleria venga sottoposta intanto ad una preventiva e completa verifica di staticità e di sicurezza, che non vengano realizzate barriere acustiche sufficientemente estese sui due lati dei binari, stabilire appositi limiti di velocità all'ingresso della galleria e lungo tutto il tracciato interno al centro abitato, e valutare poi l'ipotesi suggerita da alcuni cittadini ed esperti di dirottare parte dei treni su percorsi alternativi più idonei al transito dei treni merci. Grazie. Grazie senatore Romeo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Tonnelli, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ministro. La ringrazio, Presidente, e ringrazio il collega senatore. Su quanto evidenziato dal collega, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, l'ANSF, aveva già richiesto precisi elementi a Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in merito alle condizioni strutturali della galleria e alla rumorosità dei convogli, oltre ad una valutazione interna circa gli eventi incidentali della tratta. Per la struttura della galleria, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che non sussistono particolari criticità, anche in esito alle visite periodiche. Infatti, i codici di giudizio assegnati nelle visite di controllo eseguite nel periodo 2003-2018, ultima visita il 1 giugno di quest'anno, risultano sempre di valore ridotto. Peraltro, nel 2014-2016 la galleria è stata oggetto di lavori alla struttura e non sono state rilevate criticità anche verso terzi. Quanto alle vibrazioni, Rete Ferroviaria Italiana rileva che non si evincono significative problematiche, anche per effetto di uno specifico intervento eseguito all'infrastruttura mediante inserimento di dispositivi contro le vibrazioni, mentre per quanto riguarda il rumore è in corso l'iter per l'installazione di due barriere ubicate nella tratta, compresa tra il comune di Sesto San Giovanni e la stazione ferroviaria di Monza, nonché di un'ulteriore barriera posta a protezione di alcuni condomini a nord della galleria di Monza. Per quanto concerne poi eventuali limiti di velocità, ricordo che mentre il trasporto merci ha strutturalmente una velocità massima pari a 120 km orari, in ingresso alla stazione di Monza da nord la velocità massima è pari a 90 km e dai dati relativi agli anni 17 e 18 non emergono incidenti di rilievo legati a problematiche alla struttura della galleria sulla tratta urbana di Monza.
Inoltre, entro il 2020 è previsto un progetto di potenziamento tecnologico che permetterà di gestire fino a 12 treni all'ora per senso di marcia, garantendo la coesistenza del traffico regionale di lungo percorso e di trasporto merci, e anche l'installazione di un sistema per garantire l'interoperabilità sulle tratte internazionali. Per il traffico merci è previsto che possano circolare treni lunghi fino a 750 metri e idonei al trasporto di semirimorchi e autostrada viaggiante. I lavori per la Galleria di Monza rientrano in questa categoria di interventi e si concluderanno per fasi tra il 2019 e il 2020. Riguardo poi la possibilità di itinerari alternativi, ad oggi dal valico di Chiasso non vi sono le condizioni per dirottare il traffico merci su altri itinerari, così da non interessare il centro abitato di Monza. Anche un eventuale itinerario via Seregno, Carnate e Bergamo avrebbe delle limitazioni dovute a ragioni di capacità, nonché a limitazioni infrastrutturali nelle stazioni di Bergamo e Seregno e in linea. Infine, la rete ferroviaria italiana ha evidenziato ulteriori interventi sulla linea per migliorare la puntualità della circolazione e le condizioni di circolazione alla stazione di Monza, con un assetto che consente una gestione più efficiente ed efficace dei treni all'interno della stessa. Tali interventi saranno avviati con le risorse del contratto di programma MIT-MEF, parte investimenti 2017-2021. Concludo, in ogni caso, annunciando che saranno effettuati ulteriori controlli oltre al monitoraggio ordinario nell'ambito delle competenze del Ministero sulla galleria in questione. La ringrazio, Presidente. Grazie, Ministro. Facoltà di intervenire in replica il Senatore Romeo. Sì, grazie, signor Ministro, per la puntuale e precisa risposta. Bene il tema legato all'installazione delle barriere, e quindi questo sicuramente sarà molto apprezzato dai cittadini. Bene anche il potenziamento tecnologico, che entro il 2020 ci auguriamo che poi vengano rispettati i tempi, perché insomma quando si tratta di RFI non sempre è così, ma soprattutto quello che ci interessa di più, oltre ai lavori ovviamente e gli interventi che vengono fatti sulla galleria, è il fatto che lei abbia disposto ulteriori controlli sulla staticità della galleria stessa, perché in tante occasioni RFI, quando si fanno le interrogazioni, si fanno le domande, risponde sempre comunque che tutto a posto e tutto va bene. Poi nella realtà non è sempre così, quindi il fatto che lei abbia deciso di disporre ulteriori interventi è la parte che ci piace di più della sua risposta. Grazie mille. Grazie, senatore Romeo.